Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Work Games per Passione. Siamo tornati con un video unboxing. È veramente tanto che non facevo video unboxing, ma mi sembra il caso di ricominciare, appunto perché sono dei video veloci, brevi e che vi possono far vedere comunque prodotti che magari non avete acquistato o siete in dubbio su utilizzare. Partirei subito con l'unboxing del Landspeeder X34 modello di Star Wars Legion. Quindi sigla. Beh, ragazzi, direi che possiamo subito partire. Come potete vedere, il modello è questo disegnato, ma andiamolo a vedere più nel dettaglio. Qua c'è un pratico render come ci abitua la Fantasy Flight, qui il contenuto della scatola e qui le opzioni di arma. Direi però di partire subito. Allora, la scatola ha le istruzioni in italiano e tedesco, come al solito, visto che abbiamo le scatole bilingue. Abbiamo il vetro, fatto in plastica trasparente, quindi non andrà dipinto. Potete vedere questo. È il vetro dello speeder, dopo ve lo farò vedere più nel dettaglio. Abbiamo pezzi per montare lo speeder. E qui abbiamo, faccio vedere, le carte con i vari segnalini, lo speeder vero e proprio, il pezzo vero e proprio, che in realtà me lo immaginavo un pelo più grosso dalle immagini, però effettivamente è uno speeder biposto, quindi non dobbiamo aspettarci altro. La basetta, che è più grossa della basetta di un piccolo camminatore ribelle, possiamo dire. E qui abbiamo i vari componenti della ciurma, possiamo dire l'equipaggio, e le opzioni di arma. Ma adesso andiamo a vedere un po' tutto nel dettaglio. Ragazzi, partirei da farvi vedere il modello vero e proprio. Questo qui è lo speeder ovviamente senza pezzi, ancora da montare. I pezzi che potrei farvi vedere nel dettaglio, ma non mi sembra il caso, sono questi qui. Qui ovviamente abbiamo una parte di truppa, un'altra parte di equipaggio, mentre qui altro equipaggio e qui i pezzi mancanti. Potete vedere più nel dettaglio, sono fusoliere, tubi, robe varie, più il piccolissimo parabrezza che andrà posizionato, anzi vediamo se riesco già a farlo, che andrà posizionato ecco appunto qua, che adesso vedo di non incastrare perché poi lo posizionerò successivamente alla pittura. Questo è il modello in sé, che come dicevo immaginavo più grosso, visto le foto, visto anche un po' il prezzo in linea di massima, però questo è quello che c'è, questo è quello che abbiamo, direi di proseguire oltre. Partirei quindi con analizzare la carta del Landspeeder. Allora, come potete vedere, ha armatura 2, quindi quando difende annulla due risultati che non sono critici, e quindi questo è già molto importante, vuol dire che ha tanta difesa. Muove di 2, 6 ferite, a 4 si rompe e gira entrambi i dadi, sia in attacco sia in difesa gira gli impulsi, quindi diventa veramente molto resistente, soprattutto anche per il suo armatura 2. Certo, difende sempre con un dado bianco, quindi è fragile, è molto fragile, però la possibilità di ignorare gli attacchi che non sono critici, o almeno due degli attacchi che non sono critici, e la possibilità di girare gli impulsi in difesa lo rende particolarmente ostico, soprattutto quando ti arriva molto velocemente. Arsenale 3, quindi gli permette di attaccare con tre armi contemporaneamente. Ovviamente qui indicata ha soltanto la pistola blaster del guidatore, dell'autista, ma c'è la possibilità di equipaggiargliene altre. Copertura 1, quindi di base, oltre ad avere l'armatura 2, questa unità ha sempre copertura 1 in qualsiasi ambiente. Di conseguenza, data la sua velocità, è più difficile colpirla. Diciamo che lo rende veramente molto ostico da tirare giù se ti arriva molto velocemente in faccia. Speeder 1,
ignora i terreni altezza 1, quindi questo lo rende praticamente velocissimo sul campo di battaglia e nessun ostacolo riesce a fermare, ed è un trasporto leggero 1 scoperto. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire semplicemente che ha la possibilità di trasportare soltanto un modello. Le tattiche qui diventano interessanti, perché trasportare un modello vuol dire principalmente trasportare un eroe. Questo può voler dire portare un generale per avere la possibilità di avere un ordine a un'unità troppo lontana, o allo stesso tempo portare un eroe performante come potrebbe essere Luke Skywalker in mezzo alle linee nemiche, con la possibilità di fare veramente, veramente male all'avversario, in quanto un modello del genere potrebbe trovarsi praticamente da subito in corpo a corpo, essendo anche comunque protetto dal veicolo. Il veicolo comunque, essendo scoperto, ogni qualvolta riceve una ferita, questa ferita viene passata anche al resto dell'unità. Quindi sì, è ben difeso, ha difficili possibilità di essere tirato giù, ma tutte le volte che il modello viene colpito, l'equipaggio riceve una ferita. L'equipaggio ovviamente poi viene rimosso alla fine della morte del modello, però il modello che sta trasportando no, quindi portare Luke Skywalker insieme al Land Speeder potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché se lo Speeder riceve 6 ferite prima di arrivare a destinazione, anche chi sta trasportando, quindi Luke Skywalker, potrebbe ricevere 6 ferite. Non è bellissima come cosa, ecco. Queste sono invece le carte equipaggiamento che si possono dare allo Speeder. Allora, partiamo subito da Rider Azadi. Rider Azadi è un autista, semplicemente. È un pilota di questo Land Speeder, che può essere dato o no al modello. Mentre effettui un movimento, aumenta o riduci di 1 la tua velocità massima. Questo vuol dire che il modello che decide di muoversi di Land Speeder, se utilizzi questo pilota, ha la possibilità addirittura di muoversi di 3 o rallentare e muoversi di 1 all'occorrenza. Diventa molto molto tattico, soprattutto per quello detto prima, cioè se lo vuoi utilizzare per arrivare velocemente dietro le linee nemiche e scaricare qualcosa di molto molto pericoloso. Pilota della fascia esterna. Questo è un altro tipo di carta, non è un pilota, effettivamente non è un personaggio, è un equipaggiamento. Semplicemente ottieni copertura 1, cioè mentre difendi in un attacco a distanza migliora la tua copertura di un livello. Questo significa che questo equipaggiamento, associato a copertura 1 già disponibile al Land Speeder, lo porta a copertura 2. Questo significa che non solo il modello ha armatura 2, ma ha anche la possibilità di ignorare fino a 2 colpi tutte le volte che li riceve. Ma vuol dire che ha anche la possibilità di aumentare di 1 la copertura dei colpi che riceve. Questo è un altro tipo di personaggio, diciamo, generico e dell'equipaggio, che dà un'arma specifica in più, semplicemente niente di particolare, 2 dadi bianchi a distanza 1-3. Qua si iniziano a diventare più pericolosi, ecco, questo è un altro artigliere, sempre fa parte dell'equipaggio, con un distanza 2-4 questo artigliere ha un lanciamissili praticamente, con impatto 2, quindi utile per tirare giù unità con armatura. Per aumentare un po' il volume di fuoco, i blaster. Questo qui si tratta di un blaster medio Mark II e quest'altro un blaster ionizzante. Hanno ovviamente due bersagli completamente diversi. Qua stiamo parlando di un blaster con 4 dadi neri a distanza 1-3, principalmente antifanteria, perché non ha altre armi specifiche e che colpisce solo sul fronte. Mentre qua possiamo vedere un blaster ionizzante, che quindi principalmente è fatto per tirare giù i veicoli, e abbiamo un impatto 1, quindi che ignora un colpo di armatura, ionizzante 1, quindi che dà un segnalino ionizzante al nemico, quindi per il turno successivo potrà fare semplicemente un'azione, e anche qui può colpire solo sull'arco frontale. Mentre qua semplicemente un collegamento al QG, un semplicissimo equipaggiamento che può essere usato per dare a quell'unità un ordine nella fase ordini senza effettivamente che averlo pescato, possiamo dire così. Detto questo è tutto il contenuto della scatola, anzi in realtà non è tutto il contenuto della scatola: carte, equipaggiamenti,
modello, l'unica cosa che manca, che non vi ho fatto vedere, sono i segnalini, che vabbè, è particolarmente inutile da farvi vedere. Potete vedere qui il simbolo dello speeder, le ferite, cover, la solita cover mira, i vari segnalini della rottura del veicolo e il segnalino ionizzante. Questo è veramente tutto quello che potete trovare all'interno della scatola di Star Wars Legion del Land Speeder X-34. Detto questo, ragazzi, spero che il video possa esservi piaciuto. Ci vediamo a un nuovo episodio qui su Wargames per Passione. Ciao ragazzi!